Nuovo video sul canale e sì, mi manca la copertina del mio track. Ti voglio parlare della mia wishlist. Allora, Amazon per me è una fonte inestimabile di progetti futuri di lettura, appunto. E ho creato una wishlist privata, ce n'era anche una pubblica, poi ho raggruppato tutto in un'unica wishlist perché effettivamente riguardando alcuni libri dell'una e dell'altra. Ma perché mi era passata la voglia e l'entusiasmo per leggere determinate cose, ma perché magari ne ho sentito poi parlare troppo male, di conseguenza è un nì, quindi li ho lasciati in sospeso, magari dalla pubblica li ho portati alla privata, oppure appunto li ho comprati. Ho deciso di unificare il tutto in una wishlist privata e di creare un video al mese in cui trasporto qualche libro in quella pubblica spiegandoti il perché di questa scelta, ovviamente. Io spero che questa idea ti possa piacere, spero che tu mi possa dare altri consigli per aumentare la mia wishlist, perché non se ne ha mai abbastanza, anche perché intanto che sono lì, male non fanno. E direi di cominciare. Allora, non so quanti libri ti vado a proporre oggi perché non mi ricordo, 7, 8, vabbè. Il primo libro di cui ti voglio parlare è della Neri Pozza. La Neri Pozza ha presentato questo libro, pubblicato per la prima volta in Italia, come un caso editoriale, perché ne ha montato una presentazione unica. Ha mandato l'invito a un sacco di YouTuber e Instagrammer, ovviamente con un forte seguito, perché cioè, ovviamente la pubblicità va fatta bene, invitandole a, penso, Milano, in una escape room. Io non so se tu sai che cosa sia, comunque è una stanza misteriosa che ti fornisce degli indizi e attraverso questi indizi devi riuscire ad uscire da questa stanza. Gli indizi riguardanti appunto questo tipo di esperienza fanno parte del libro Le sette morti di Evelyn Hardcastle di Stuart Thornton, o Tarton, vabbè, e a cura della traduttrice o traduttore, boh, Odera, vabbè. Allora, già la Neri Pozza è una casa editrice che io amo, ha un sacco di idee fantastiche sia come presentazioni che come lancio appunto dei propri libri, e sì, che poi Laura è la stessa cosa, ma va bene. Le copertine, una più bella dell'altra, ha una cura proprio per l'estetica e i contenuti che secondo me non ha niente da invidiare a altre case editrici. E la cosa che appunto mi piace è che appunto è appunto è un giallo e questa cosa mi intrippa da morire. Quindi l'ho inserito per forza perché ero troppo curiosa. Altro libro che ho inserito, questa volta proprio si cambia argomento perché si tratta di, mi pare, Olocausto, è di Jodi Picoult della Corbaccio Editore ed è intenso come un ricordo. Questa volta l'ho inserito perché ne ho sentito parlare benissimo da Silvia, di Silvia in un click, che io seguo su Instagram, ed è lei. Non si vedrà una cippa, vero? Vabbè, si vede un pochino. Vabbè, comunque lei, io la adoro, fa delle letture che non sono sempre scontate, anzi, e è simpaticissima, cioè veramente, è preparata, è estremamente sincera quando ti presenta un libro, ti mostra quello che per lei sono stati i lati positivi e anche quelli negativi, quindi, cioè, io veramente la adoro. E ho deciso di inserire appunto questa lettura un po' perché il tema è un tema che a me è particolarmente caro e lo sai. E un po' perché appunto per come ne ha parlato lei era da mettere, cioè, senza ombra di dubbio. Poi sai che ho letto La voce delle ombre e mi era piaciuto molto. Alla fine ero indecisa se leggere o meno l'albero delle bugie, però io intanto ho deciso lo stesso di inserirlo nella wishlist, quindi Frances Hardinge, boh, vabbè,
della Mondadori in questo caso, e non lo so, resto comunque incuriosita parecchio. Poi qui a 4 stelline su 5 mi sono detta: Laura, fregatene e ficcalo in wishlist. Quindi anche questo andato. Poi ovviamente, vabbè, 4 li faccio vedere, però non voglio svegliarti quello che c'è sotto. Faccio vedere così. Allora, ho inserito, madonnina, i due libri dal quinto e il sesto di Miss Detective, perché sai che io ho letto i primi quattro, mi sono piaciuti un sacco e non potevo non inserire gli altri due. Forse ce n'è anche un altro, mi pare, devo spulciare meglio. Comunque il primo, cioè il numero 5, è Un mistero coi fiocchi. E il numero 6 è Pericolo in famiglia, sai che, di Robin Stevens. Sai che io appunto ho amato questa serie finora e non potevo non prenderla avanti. Poi ho inserito anche di David Almond perché, vabbè, già mi incuriosiva e non mi ricordo da chi l'avevo vista. Però era da tanto tempo che l'avevo inserita in wishlist. Recentemente ne ha parlato anche, io ho dei grossi problemi con i nomi, comunque ne ha parlato anche su Instagram e ce la posso anche fare, ma perché io non mi preparo prima? Non ricordo, comunque ne ha parlato veramente bene, forse faceva parte di un tag, boh. Ora non ricordo. Ah, Luna Lovebook. E wow, vediamo se te la trovo qua. Luna, eccola qua. Francesca, mamma, questi riflessi. Vabbè, Luna Lovebook. Anche lei, vedi. Anzi, dovrebbe esserci anche la foto di questo libro, di cui, vabbè, a lei era piaciuto anche Petra Demone, a me no. Vabbè, purtroppo non abbiamo tutti gli stessi gusti, però questo qua mi ispirava veramente tanto. Eccolo qua. Il libro in questione è questo. Il mondo, la storia di Mina. E te lo mostro anche qui. Scusa il mal di mare. Questa è un'edizione Salani e anche qui ero molto molto curiosa perché Mina la stramba, Mina indisciplinata, Mina la pazza, Mina coraggiosa, Mina meravigliosa, Mina ribelle. Di certo Mina non si può etichettare e già solo qua io ero rapita, ho detto sì, mio, devo averlo. E quindi l'ho riportato immediatamente in wishlist pubblica perché sì. Poi gli ultimi due libri di cui ti voglio rendere partecipe sono di Margaret Atwood perché di lei ne hanno parlato tantissimo per quello dell'ancella. Ho un vuoto comunque e qua aspetta il racconto dell'ancella. Laura era anche facile, bastava spiare e però io sono curiosa invece di leggere l'altra premessa. C'è anche la serie TV su Netflix o il film su Netflix. Questo è del Ponte delle Grazie edizione e non lo so, a me, cioè di Margaret Atwood hanno sempre parlato tutti benissimo e ne ho visto varie recensioni da più YouTuber e Instagrammer e quindi mi sono detta, Laura, non puoi non inserirla al primo giro. Altro libro di cui ho visto le recensioni da qui ce ne hanno parlato veramente. Allora, vabbè, Silvia di Silvia in un click Instagram, che lo sta leggendo o l'ha appena finito, insomma, quindi ne ha parlato benissimo. Però prima di lei io l'avevo già inserito in wishlist perché ne aveva parlato Eleonora di Miss Tortellino e Stefania di Libri come il pane. E anche loro ne hanno parlato super bene. È di una casa editrice indipendente. Aspetta perché devo ingrandire. Perché non riesco a leggerla. Edicola. Della Edicola Edizioni. E il libro in questione è di Maria José Ferrada e ti sto parlando di Crump. La storia di un padre e una figlia che hanno un legame particolare
E il padre fa un lavoro per cui deve continuare a spostarsi, e la figlia a un certo punto decide di abbandonare gli studi, cioè di non andare più a scuola per aiutare il padre a continuare a lavorare. E questa scelta sembra essere una scelta vincente, almeno per quanto riguarda l'aspetto lavorativo. Quindi questa per adesso è la mia wishlist pubblica. Quindi al momento ho inserito questi libri. Ne ho al vaglio in quella privata veramente tanti. Non so quanti via via te ne mostrerò, perché voglio appunto valutare bene, le scelte, perché insomma i libri sono una cosa importante, hanno un costo importante, e mi sono decisa a fare delle cernite, quindi ho approfittato anche di Libraccio e della consegna e del ritiro a domicilio che ti fanno per vendere un po' di libri, perché appunto non posso tenerli tutti. Quindi quelli che mi sono piaciuti meno, via. Bene, fammi sapere se qualcuno di questi libri tu l'hai già letto, se qualcuno di questi libri l'hai già inserito in wishlist o lo stai per fare, e in base a queste letture fammi sapere se hai qualcosa da consigliarmi. Bene, io spero che questo video nuovo così ti sia piaciuto. Ti mando un enorme bacione e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!